Allora, benvenuti alla lezione di riepilogo in cui abbiamo visto come fare con Loewe 2D un piccolo programmino a step e per farlo occorre scaricarsi il file di installazione di Loewe. Loewe in questo momento è la versione 0.10.2, è disponibile per tutti i vari Windows, quindi l'ideale è di scaricarsi la versione zipped. XP più vuol dire che va bene da Windows XP in su, quindi anche Windows 10. Normalmente la 64 zipped funziona, quindi scaricandosi questo si riesce a far girare sia su Windows che su OS che su Ubuntu. Io farò vedere la versione su Windows, quindi scarichiamo la punto zipped. La punto zipped scarica un filetto molto piccolo. Questo filetto sono 3 megabyte. Questi 3 megabyte li mettiamo da qualche parte, quindi c'è una cartella da unzippare, Loewe 0.10.2 Win64. Ora, nel mio caso io l'ho installata sotto D apps Loewe 0.10.2 Win64. Quindi questa finestrella qua la teniamo aperta, adesso vedremo perché. Perché per eseguire un programma sostanzialmente bisogna fare il trascina di una cartella che contiene il programma scritto in Lua sopra Loewe.exe. Allora cominciamo a imparare come si fa a fare un programma e facciamo un giochino, un videogame, un piccolo Pong, e lo facciamo clonando da questo indirizzo github.com/loewe2d-pong. Da qui fate il download zip, anche qua vi scaricherà una cosina che quando aprite dentro c'è un Loewe 2D Pong Master e con dentro una serie di cartelle. Ora io queste cartelle le ho già scaricate e le ho messe anche qui da me. Il tutto li sto guardando, adesso li guarderò, vedete, con sostanzialmente con questo editor che è il Visual Studio Code, che fa vedere i vari programmini, quindi Loewe 2D Pong, e andando sulla cartella 01 schermo bianco abbiamo il primo programmino. E questo primo programmino, come vedete, ha uno scheletro vuoto. ANB, il tutto io l'ho. Tutta questa serie di piccoli tutorial li ho presi da questo sito, quindi sono disponibili, li ho solo corretti in modo tale che funzionino con la versione di 0.10.2 corrente. Allora, questo è il minimo programmino in Loewe, scritto in Lua, che vedete che è composto da tre funzioni: loewe.load, loewe.update e loewe.draw. Adesso vedremo con calma. Allora, vediamo cosa succede quando prendiamo semplicemente una cartella che ho chiamato schermo bianco, che contiene questi programmini qua, e li spostiamo su il Loewe.exe. Quindi, se noi facciamo schermo bianco, tutta la cartella, e la mettiamo su Loewe.exe, vedete che viene uno schermo in realtà nero, non è bianco. E questo schermo, a questo punto cercheremo di rimpicciolirlo e di cambiargli il titolo nel prossimo cartella, sempre proprio prossimo step del tutorial. Quindi andiamo sul secondo pezzo, quindi magari facciamo così, mettiamo un pochino qua, ok? E proviamo a vedere quindi abbiamo aperto tre mascherelle e andiamo su questo secondo esempio in cui facciamo il titolo della finestra. Vedete che cosa abbiamo fatto di nuovo? Abbiamo aggiunto una screen width e una screen height, quindi 500 punti per 300 punti, e poi c'è un titolo, set title. Dunque, nella versione che trovate sul sito c'è scritto Pong, qui potete scrivere quello che volete, cioè quindi titolo finestra. E come vedete c'è poi ancora un comandino che permette di specificare la larghezza e l'altezza in punti. Ora, se salviamo, tra parentesi voi,
se non avete il Visual Studio Code, potete comunque aprire il main.lua con, suggerisco WordPad. Con WordPad vi viene così, un pochino meno estetico nella versione tutta questa bellina colorata, però potete lavorare, quindi potete fare le vostre modifiche e al termine fate il salva e fate poi il trascina. Io continuerò a farlo qua per motivi didattici perché si vede bene, insomma, le istruzioni. Allora, quindi se noi prendiamo la cartella titolo finestra e la buttiamo sull'ove.exe, vedete che è cambiato il titolo e si è anche ridotta, nel senso che la finestra era grossa e si è ristretta a 500x300. Vabbè, andiamo avanti, vediamo le altre cose. Quindi, la prima cosa che vogliamo fare è di creare una paletta a sinistra. E questo lo facciamo specificando le dimensioni della paletta, quindi diciamo che la paletta è larga 20 punti e alta 70 punti. In più diciamo che la sua posizione iniziale è a 0, quindi proprio su estrema sinistra, e la sua posizione, quindi quella orizzontale, è tutta a sinistra, e la posizione verticale non è tutta in cima. Ricordate che qui le coordinate vanno alla x quando aumenta il punto, dal punto a sinistra in alto si sposta verso destra, e la y si sposta verso il basso. È un po' il contrario di quello che succede negli studi di funzione in geometria o in matematica che ho studiato a scuola, ma dal punto di vista dei videogame è più, diciamo, immediato, intuitivo così. Quindi la x in qua e la y in qua. Allora, come facciamo a fare una palettina che ha questa dimensione, che è una certa altezza, e la vogliamo fare esattamente al centro del nostro schermo? Quindi, la y, quindi la dimensione qua, lo facciamo a metà delle dimensioni del nostro schermo, però se dipingessimo la paletta partendo da qua, visto che è una sua certa altezza, la faremmo troppo bassa, quindi gli sottraiamo ancora la metà della sua altezza. In questo modo la paletta si troverà esattamente al centro dello schermo. Non basta solo questo, occorre anche aggiungere un altro pezzo nel draw. E nel draw vedete che abbiamo sostanzialmente questo, quella linea aggiunta che ho fatto perché qualcuno mi aveva chiesto di cambiare il colore. Quindi questo vedete che gli ho messo un colore diverso. Quindi gli ho messo un colore di sfondo RGB, quindi è un po' più bluetto. E gli ho detto che la paletta, anziché essere normalmente bianca, l'ho messa rossa. Questo può essere, diciamo, anche utile esercizio per vedere. Ok, quindi facciamo un rectangle fill. Al comando fill gli diamo la posizione x e y, quindi prima la x, poi la y, e poi la width e poi la height. Quindi se noi facciamo questa cosa, quindi compare una paletta, andiamo e abbiamo effettivamente, come vedete, un titolo Pong. Abbiamo la paletta sulla sinistra che è rossa. Oh, se non aveste fatto questa cosa qua, come compare effettivamente sul sito, quindi mettiamo meno meno che fa il commento, in realtà voi se non toccate niente dovreste vedere questa, quindi una palettina bianca esattamente a metà. Ok, allora adesso vediamo l'esercizio successivo. Quindi facciamo muovere la paletta. La paletta, per muoverla, occorre specificare una certa velocità, che è la velocità verticale, cioè quanti punti al secondo la paletta si muove. E diciamo anche che la paletta si muove solo se noi premiamo W oppure S. Allora, a questo punto ci sono un po' di concetti nuovi. Il primo è che abbiamo impostato all'inizio love.load, è una funzione che viene usata da Love all'inizio del programma e quindi fa sostanzialmente una inizializzazione. Per chi sa scriptare, questa qui è una funzione che è tipo la nostra, tipo in Second Life c'è un metodo proprio dello script che permette di fare
le cose iniziali, inizio stato. La funzione draw è quella che viene chiamata a ogni frame. I frame vengono chiamati circa da almeno 30 volte al secondo, quindi ogni volta che viene disegnato un frame si lancia questa love.draw. La love.update invece è composta da tutte le funzioni che cambiano le coordinate tra un frame e l'altro. E all'update viene fornito un DT che permette di specificare l'intervallo temporale, che in realtà non è ben definito dal computer, che consente a noi di moltiplicarlo per la velocità e di sottrarlo oppure aggiungerlo alle coordinate y per cambiare la coordinata y. Quindi quello che noi diciamo è che ogni volta che lui aggiorna il frame, se c'è il W premuto, quindi if abbiamo premuto la W, allora cosa succede? Diminuiamo la y, quindi diminuendo la y si va verso l'alto, mentre invece se premiamo la s aumentiamo la y, quindi si va verso il basso. Ok, quindi per vedere questo movimento facciamo 4, cioè prendiamo il quarto, lo spostiamo e lo apriamo. A questo punto se io premo W, vedete che la cosa va su, e se premo S vedete che la paletta va giù. Ok, quindi questo è, diciamo, il primissimo esempio di movimento. Andiamo avanti ancora un attimo e proviamo a vedere di bloccare, nel prossimo esercizio bloccheremo la paletta in modo tale che non vada oltre le y negative e che non vada oltre le y che siano oltre la height della finestra. E come facciamo a farlo? Vedete che qui abbiamo questa cosa in cui abbiamo tutte le cose di prima, ma in più abbiamo aggiunto un check. Quindi abbiamo detto che se le dimensioni delle y in cui cominciamo a dipingere la paletta vanno negative, prima di dipingerla ovviamente, allora noi forziamo l'altezza a 0 e così non va più su. Se invece la y più l'altezza, quindi se noi siamo arrivati qua, e più le dimensioni della paletta andrebbero oltre, allora semplicemente reimposto le y esattamente alle dimensioni dello schermo meno l'altezza della paletta, in modo tale da fare in modo tale che la paletta rimanga interamente nello schermo. Ok? Quindi questo è l'episodio 5. Ok? E vedete che a questo punto se facciamo W, vedete che non va oltre, se facciamo S non va oltre. Bene. A questo punto facciamo un altro piccolo pezzo, quindi facciamo comparire una pallina. La pallina, vedete che è il quinto, il sesto episodio. Allora, la pallina è definita sostanzialmente da una larghezza, da un'altezza, e poi in questo caso l'abbiamo fatto con il... poi questa è stata un'aggiunta per poterla fare circolare. Noi però la facciamo nel modo che avete anche voi, cioè si fa sostanzialmente una pallina rettangolare, quindi la si dipinge nello stesso modo, quindi la pallina ha larghezza 20, altezza 20, e la posizione della pallina è esattamente al centro dello schermo, e lo facciamo con la stessa tecnica che abbiamo visto prima, quindi metà dello schermo meno la metà della larghezza, metà dello schermo in altezza meno la metà dell'altezza della pallina. E poi quando andiamo a fare love.draw semplicemente andiamo a fare oltre al rectangle, facciamo anche quest'altro rectangle in cui disegniamo la pallina. Quindi se noi prendiamo questo comando, questa cartella, la 6, compare una pallina, facciamo così, vedete che oltre ad esserci questo che va su e giù abbiamo anche una pallina. Allora a questo punto la pallina la facciamo muovere, quindi la pallina la facciamo muovere e andiamo a vedere cosa abbiamo aggiunto per farla muovere. Per farla muovere gli abbiamo messo una velocità, tra l'altro magari torniamo indietro per vederla circolare, che l'abbiamo accennato
ma non l'abbiamo visto, quindi lo facciamo circle, quindi prendiamo la pallina su x, y nel suo raggio, ok, gli mettiamo ancora il raggio della pallina e proviamo a vedere se ci viene tonda. Quindi compare una pallina, ce lo rifacciamo, vediamo che la pallina, vedete che è rimasta tonda. Ok, quindi potete giocare come volete. Pallina che esce dallo schermo, questa qui. Abbiamo visto che gli aveva messo una certa velocità, meno 200 vuol dire che va verso sinistra, sulla x, 200 sulla y vuol dire verso il basso, quindi stiamo andando a sud-ovest, quindi a sinistra in basso, ok? E ovviamente esiste nell'av update anche un pezzo di codice che incrementa la posizione x della pallina in funzione della sua velocità, però questa volta non è solo la y che cambia, ma anche la y, perché la pallina non si muove solo in alto e in basso come la racchetta, ma si muoverà anche a sinistra e a destra, e quindi ci sarà la x. Quindi se noi prendiamo questo, lo mettiamo dentro lav.x, vedremo che compare questa pallina e va in giù. Ora, la cosa successiva è quello di... allora, non è molto efficace perché... Perché vogliamo, se non vado errato, questo... Vogliamo verificare che la pallina rimbalzi. Quindi nel punto 7... nel punto 8 vedete che abbiamo aggiunto un pezzo di codice che verifica effettivamente che la pallina, quando arriva in fondo, noi prima l'abbiamo bloccata la paletta, ma la pallina invece cambia la velocità. Quindi se la y è diventata minore di 0, la velocità lungo la y deve invertirsi sostanzialmente, quindi era negativa e quindi la facciamo abs, quindi diventa positiva. Se invece la pallina stesse uscendo con le y negative, positive, quindi in fondo, anche qui vuol dire che la y era positiva e noi possiamo fare il meno di matabs e quindi otteniamo velocità positiva. E quindi vediamo la pallina che rimbalza. Per vederlo abbiamo la pallina, questa qui, ah no, la pallina che non è molto efficace. Perché non è molto efficace? Il motivo è perché se andiamo a vedere, ecco, non riusciamo a prendere. Quindi le parti successive consiste nel 9, io ho scritto 9, facciamo rimbalzare sulla paletta, e in effetti... e in effetti quello che succede è che viene aggiunto un pezzo di codice in cui si vede se la x compare effettivamente nell'intervallo in cui ci sarebbe la racchetta, quindi cioè se la y, cioè se la x della pallina è sostanzialmente all'interno della x, quindi abbastanza a sinistra, cioè è all'inizio della finestra. E a questo punto andiamo a vedere anche che la y sia proprio dentro dove c'è la paletta, allora vuol dire che anche la x viene rimbalzata, altrimenti se non è così la pallina viene lasciata andare via. E ovviamente bisogna poi verificare che la pallina quando esce dallo schermo torni al centro e così via. Allora, il video in realtà serve solo per darvi un po' di confidenza con tutti questi strumentini. Lasciate perdere Visual Studio Code se non ve la sentite adesso, anche perché bisogna impararlo, ma lavorate soltanto con queste due finestre e fate come abbiamo fatto finora e andate avanti da adesso in poi. Ci sono altre cose, quindi vedete che c'è appunto il 10, la pallina che esce dallo schermo, poi abbiamo una nuova paletta che si presenta. Poi vengono aggiunti i colori, si reagisce alla pressione del tasto Q per finire il programmino. Poi c'è una funzioncina che sospende o riattiva il gioco con la P. E poi tutti i vari pezzi vengono prima messi in funzioni e poi distribuite in vari sorgenti.
Allora, questo è tutto, sono già stato abbastanza lungo e ci vediamo per il prossimo video.